Benvenute e benvenuti a Crescendo con Clementoni. Io sono Maura Gancitano. E io Andrea Colamedici. E in questa puntata parliamo di paternità e congedo parentale. Perché, Andrea, è importante parlare di paternità? Perché su certi temi è necessario portare l'attenzione attraverso un discorso che sia pubblico e privato. Cioè abbiamo il bisogno di ripensare il ruolo dei padri, abbiamo bisogno di rimettere in discussione il concetto stesso di paternità e il modo migliore per farlo è parlarne insieme, parlarne il più a lungo possibile senza dare per scontato che essere padre significa una cosa soltanto. Ecco, essere padre oggi può significare molte cose e dipende sempre dal tipo di persona che abbiamo di fronte. Intanto dobbiamo capire la differenza tra matrimonio e patrimonio, da dove vengono queste parole? Se ci pensi, patrimonio è appunto il compito del padre e poi per estensione ha a che fare con ciò che pertiene al padre. Come cioè se, il dominio paterno. Come se il patrimonio, l'accumulo di ricchezze e quindi di strumenti per il sostentamento fosse semplicemente del padre. Punto. Mentre invece il matrimonio è un'altra parola interessante che ha sempre monio come chiave, però paradossalmente l'atto di unione di un uomo ed una donna non produce una moglie, non produce un marito e una moglie, produce una madre. E quindi il matrimonio è l'unione finalizzata a rendere una donna madre. E il patrimonio invece è qualcosa che è di proprietà soltanto del padre. Questo è problematico, è pericoloso tanto per la donna quanto per l'uomo, perché mette entrambi nella condizione di essere troppo aderenti a degli stereotipi che hanno retto per millenni, ma che adesso non funzionano più. Per tutte queste ragioni e per molte altre, bisogna allora discutere sui padri. Io dico sempre che ai maschi mancano 60 anni di autocoscienza, quell'autocoscienza femminile che è iniziata con i movimenti femministi della fine della prima metà del Novecento, grazie ai quali è stato fatto un discorso che ha permesso alle donne di conoscersi, di capirsi, di descriversi e di raccontarsi. Noi uomini lo stiamo facendo da pochissimo, abbiamo ancora parecchio da fare, ma ne abbiamo un bisogno vitale. Perché ad esempio il grosso rischio, Maura, è quello di finire con le chat del calcetto, finire soltanto con la goliardia come strumento di relazione tra uomini. E molto spesso è indice anche di una paura delle emozioni. Quasi sempre. Non che la goliardia sia sbagliata, è fantastica, interessante, affascinante, però se rimane l'unico modo con cui due maschi si confrontano, non riusciranno mai a parlare davvero dei loro disagi, del loro dolore, delle loro paure, dei loro desideri, ma sarà tutto quanto un tentativo di mostrarsi perennemente forti, perennemente sicuri, oppure perennemente sfigati, ma mai sempre se stessi, mai davvero sinceri. Ma perché è come se ancora oggi un padre si sentisse debole nel momento in cui si mostra imperfetto di fronte ai figli, nel momento in cui magari viene visto come triste o mentre sta piangendo. Cioè è come se queste vulnerabilità e queste cose che accadono nella vita di una persona, anche nella vita emotiva, venissero viste come debolezze. E quindi in quanto padre devo mostrarmi forte, lucido in ogni momento, razionale in ogni momento. È in realtà una presunzione, significa anche non riconoscere che l'essere umano non è fatto solo di razionalità. Noi abbiamo raccontato in un libro che abbiamo scritto qualche anno fa la storia di Medea e Giasone, in cui appunto questa dicotomia tra le emozioni, gli istinti di Medea, raccontata molto spesso come appunto preda della follia, vengono contrapposte a Giasone, che invece è convinto di essere razionale, di essere lucido nel momento in cui fa le sue scelte. Eppure questa è esattamente, forse Euripide era molto consapevole di questo quando scriveva La tragedia, è proprio il limite ancora oggi dei padri, ma non per un fatto naturale, esclusivamente per un fatto culturale. Lo vediamo oggi molto per esempio nei bambini maschi, che quando fanno educazione emozionale in realtà raccontano una complessità emozionale che è del tutto pari a quella delle bambine. Quindi non c'è niente nel maschio che poi impedisca l'ascolto delle emozioni o il provare emozioni. È solo la convinzione, è solo l'idea di non essere legittimati anche a manifestarle. Come sta cambiando in questo senso, secondo te, l'immagine del padre? E dato che tu hai sempre voluto essere padre, quindi questa cosa ti riguarda molto, secondo te, in qualche modo, cosa significa per un uomo oggi diventarlo? Cosa può significare?
Io credo che sia una delle esperienze più importanti per fare educazione emozionale, per capire chi si è e per ridefinire il concetto stesso di virilità. Noi associamo la virilità alla freddezza, associamo la virilità alla durezza, mentre invece essere virili oggi può significare qualcosa di completamente diverso, può significare essere integralmente se stessi. E lo stereotipo del maschio che non deve chiedere mai, che non deve chiedere soprattutto aiuto, è qualcosa di terribilmente vecchio e soprattutto pericoloso, perché mette le persone nella condizione di non conoscersi e di dipendere costantemente da una figura, da una rappresentazione, da un personaggio. E quindi si adattano, si appiccicano al personaggio padre e non riescono davvero a diventare un padre, non riescono a diventare il padre che potrebbero essere. E io ho sempre voluto essere un padre, nel senso da che ho memoria, da quando ero bambino, sia per il fatto che appunto un padre non ce l'ho avuto, ma in generale perché mi piaceva l'idea di poter dare cura e dare una cura diversa. Ho sempre pensato che appunto essere padre sarebbe stata una grande opportunità, e lo è stata, non lo sarà, non lo deve essere per tutti gli uomini, perché altrimenti ricadiamo nella stessa dinamica del le donne sono donne solo se sono madri. No, un uomo non è uomo solo se è padre, ma indubbiamente essere padre oggi è un ottimo strumento per tirare fuori delle cose che altrimenti restano dentro. Un'avventura. Un'avventura, perché altrimenti tu dentro hai emozioni, sensazioni a cui non dai nome. Io mi ricordo una volta ho visto un bambino morirmi davanti a livello interiore, perché stava salendo un gioco, c'era anche mia figlia per sbaglio, da un calcio alla mano di mia figlia, e il padre gli dice, perché lui si accorge che la bambina si era fatta male, e si mette a piangere, il padre gli dice smettila, non piangere, sei un maschio. E lì l'ho visto, fum, come se si fosse frizzato. In un secondo ho visto proprio qualcosa che si rompeva dentro di lui e un'informazione che passava e che lo obbligava per certi versi ad essere un maschio, quindi quello che non piange. Cosa succede ai bambini a un certo punto? Perché i bambini all'inizio hanno tutti, come dire, questa capacità di connettersi con la propria emotività, chi più chi meno, ma poi ad un certo punto maschi e femmine prendono strade diverse e gioco forza accade, anche appunto a causa dei condizionamenti, a causa del fatto che alle bambine viene detto che non possono essere scienziate, che devono occuparsi della casa, eccetera, ma al maschio comunque viene fatto un condizionamento. Non è che per il fatto che gli viene detto che può essere uno scienziato, tutto quello che gli passa per la testa, allora è libero. Perché comunque gli viene detto di stare all'interno di certe regole che lo renderanno un buon maschio. Questo è pericoloso, perché questo costringe poi quei bambini a non poter piangere, a dover essere coloro che devono necessariamente interessarsi al calcio. Perché devi interessarti al calcio? Che devono necessariamente essere dei seduttori. Ma perché? È bello il gioco se è reciproco, se c'è uno scambio, se c'è un incontro. Ecco, il padre oggi è anche quello che può lottare per evitare che i parcheggi di un grande centro commerciale non siano parcheggi per le mamme. Io mi infastidisco fortissimamente. Tutte le volte in cui vado in un centro commerciale trovo il parcheggio mamme. Ma perché parcheggio mamme? Ma mettimi un parcheggio genitore. Ma perché soltanto una mamma può andare al supermercato con i figli? Oppure i fasciatoi. Perché mettere il fasciatoio soltanto in quei bagni, ad esempio degli aeroporti o delle stazioni, nei bagni delle donne? Mettete i fasciatoi in entrambi i bagni, perché tanto una donna quanto un uomo può prendersi cura di quel figlio. In questo ci sono molti pregiudizi, nel senso che se da un lato molti uomini ancora pensano di non essere in grado di cambiare il pannolino a un bambino, quando in realtà si tratta solo di imparare. E, no, è che è sporco. E appunto, ma anche, come dire, anche a una madre non fa proprio così tanto piacere, quindi, però si impara. Dall'altro c'è anche la percezione comune, collettiva, che gli uomini non siano in grado, quindi non ti ricordi dove hai messo i calzini, bisogna ricordarti tutto. Ma questo è umiliante, cioè come si fa a non sentirsi umiliati dall'idea che qualcuno, anziché una società intera, pensi di te che non sei capace a fare una lavatrice? Che non sei capace a prenderti cura di un essere vivente. Io mi sentirei offeso se qualcuno mi costringesse ad essere un tipo di essere umano che ha meno capacità rispetto a un altro. E in questo c'è però una continuità tra quello che
una persona inizia a pensare di sé, quindi un uomo che diventa padre pensa di sé in quanto padre, è quello che la società dice, perché in qualche modo si rispecchiano. Ed è per questo che appunto tu parlavi di un cambiamento privato e di un cambiamento pubblico, perché si tratta di un cambiamento personale, anche nei propri pensieri, un fare attenzione a quello che si pensa e dall'altro a una percezione generale, una cultura generale che può cambiare. E in questo, quando parlavi di giochi, mi veniva anche in mente che appunto ci sono ancora oggi, cioè, spesso l'idea che c'erano giochi per bambini e giochi per bambine, quando in realtà sono delle persone che scelgono, preferiscono giochi o altri, ci possono essere delle preferenze più spiccate per qualcosa o per qualcos'altro, ma soprattutto poi ci sono tanti giochi che si possono fare insieme. Ma anche i padri a volte hanno difficoltà a fare dei giochi che per esempio considerano da femmine o a giocare con le proprie figlie. In questo, secondo me, i social aiutano anche a rompere questi pregiudizi, perché magari ci sono dei padri che si mostrano mentre stanno facendo delle cose ritenute da femmine o mentre stanno ballando, appunto, mentre in qualche modo costruiscono anche una relazione con i figli che è una relazione più calda, più vicina, in cui non c'è per esempio la paura del contatto. Questo è fondamentale proprio per ricostruire la figura del padre come di una figura genitoriale che sta vicino e che è diversa anche sulla base di quella persona lì che ha quel ruolo. Ed è importantissima, sì, ovviamente, per tutti i figli e tutte le figlie, perché aiuta anche a in qualche modo percepire che le persone sono persone e che non è detto che un uomo debba essere duro, aggressivo e che quella sia la sua natura, ma aiuta moltissimo anche i bambini, perché molto spesso quello che accade, un po' come quello che raccontavi, è che i bambini da piccoli sono molto teneri, molto dolci, ma nel corso della crescita è come se apprendessero dall'esterno che non possono esserlo, non possono fare così tante coccole, non possono essere così tanto morbidi. Noi abbiamo un figlio maschio che invece è estremamente tenero, e in questo è stato anche, non è stato educato, ma è stato lasciato libero di esprimere una parte del suo carattere, che per esempio è diversa da quella della sorella, che invece non ha così tanto desiderio del contatto quanto lui. In modo diverso, sì. Beh, il punto è questo. Se un bambino viene spinto a pensarsi in quanto maschio, non bisognoso di tenerezza, lo si sta devastando. Perché in quanto esseri umani abbiamo bisogno di tenerezza, che siamo maschio o che siamo femmine. E il togliersi il tempo delle coccole, il togliersi il tempo delle carezze, togliersi anche il tempo del pianto, è ferirsi, è proprio è masochismo. E allora il discorso fondamentale in questo deve essere: in che modo posso, da padre, permettere ai miei figli di fiorire in quanto esseri umani e non in quanto appartenenti a un genere. Allora, come padri, noi abbiamo il dovere di passare il più tempo possibile con i nostri figli, perché oggi uno dei più grandi rischi, Maura, secondo me, è quello della fregatura del tempo di qualità. Questa storia che non è il tempo di quantità che conta, è il tempo di qualità, rischia di essere una frase fatta, trita e ritrita, che poi ci giustifica nelle nostre mediocrità, perché pensiamo che passare un'ora con un figlio facendo un'attività straordinaria di grande legatura poi ci giustifichi dall'essere stati assenti nel corso della sua vita. Questo è sbagliato. Il tempo deve essere di qualità e di quantità. La qualità non può sopperire all'assenza di quantità. E allora si tratta di stimolare delle pratiche che permettano ai padri e alle madri, ma alle madri non c'è bisogno, ma ai padri nello specifico, di passare più tempo con i figli. Una di queste misure è quella del congedo di paternità, che consente agli uomini in Italia in questo momento di prendersi 10 giorni per passarli insieme al proprio figlio neonato. È un numero molto basso di giorni se lo confrontiamo con quello della Svezia, con quello della Finlandia, ma anche con paesi più simili al nostro, come la Spagna o il Portogallo, dove appunto si parla di diverse settimane e dove in alcune di queste nazioni addirittura uomini e donne sono equiparati. Perché abbiamo bisogno di educarci a passare del tempo con, dal momento in cui dobbiamo riconoscerci, non come se io non allatto allora non servo, ma come io posso offrire cura e posso imparare, sentendo, imparare ad attivare una sorta di superpotere, che non è un mistero magico, eccetera, eccetera, ma è l'attenzione.
una delle pratiche più divertenti che abbiamo scoperto agli inizi della nostra esperienza da genitori è stata quella dell'elimination communication. Noi non ci siamo mai riusciti, Mauro. Però c'è chi ce l'ha fatta. In cosa consiste? Consiste nell'entrare profondamente in contatto con il proprio figlio e sentire quando ha lo stimolo di andare in bagno. Col figlio neonato, poco più, riuscire a anticiparlo per certi versi, a sentire in contemporanea, che sembra qualcosa di miracoloso, eppure è natura. Entrare in connessione profonda con un altro essere umano, quello che manca a tanti uomini in questo senso, è lo sviluppo dell'empatia. Ma non perché sono cattivi, ma perché se sviluppi l'empatia poi senti l'altro. Se senti profondamente l'altro non puoi più andarci contro. E se non ci puoi più andare contro non puoi più fare la guerra. E noi viviamo in una società neoliberista che è improntata sul riconoscimento dell'altro come avversario. È ovvio che se davvero passassimo tutti più tempo tra noi non potremmo farci la guerra allo stesso modo. Non verrebbero meno le antipatie. Quelle fortunatamente ci sono perché ci permettono anche di riconoscerci diversi. Però verrebbe meno l'urgenza di andare a sbattere contro qualcuno. Ecco, da questo punto di vista, gli uomini che non vogliono prendere il congedo di paternità lo fanno un po' perché magari se sono dipendenti hanno paura di essere mal visti nel proprio ambito di lavoro, perché il mercato del lavoro è ancora costruito sulla base del fatto che un uomo che diventa padre è più affidabile, più presente al lavoro, non tanto in famiglia, ma in realtà deve rimanere lì. Non può perdere così tanti giorni, e poi perché quando stanno in casa si rendono conto di avere tutto da imparare. In realtà ogni genitore ha tutto da imparare quando lo diventa, e quindi c'è questa difficoltà che io credo derivi molto appunto dall'inesperienza, che però è anche questa un'avventura, che poi diventa progressivamente la difficoltà di affrontare certe questioni con i figli, certi temi, dialogare, esserne anche in qualche modo confidenti, perché noi veniamo anche da un retaggio per cui certe cose i padri non si dicono, è difficile parlarne con i padri. Io credo che sempre più spesso invece vediamo invece bambine, ragazzi, ragazze che parlano con i propri padri esattamente come parlano con le madri, quindi raccontando cosa non va a scuola, o raccontando di esperienze sentimentali, o parlando di progetti, di interessi che stanno sviluppando. Quindi questo tipo di inesperienza, che di solito è diventata una chiusura dei padri nei confronti dei figli per molto tempo, forse adesso si sta davvero trasformando. E come vedi appunto da un lato il prendersi cura di una persona appena nata e il prendersi cura di una persona che sta crescendo e anche delle cose da dirti che potrebbero non essere quelle che tu ti aspettavi? Sono due esperienze diverse, perché da una parte gli uomini hanno bisogno di imparare a aspettarsi l'inaspettato e a fronteggiare cose per le quali non c'è un know-how precedente. E quindi ti ritrovi di fronte a un neonato, la maggior parte delle cose le impari sul momento. E non hai un modello di padre precedente, molto spesso diverso da quello tutto d'un pezzo. Pensa alle sale parto. Le sale parto sono un luogo straordinario perché mettono in evidenza molto spesso il fatto che gli uomini tendono a starne fuori per paura, quei pochi che entrano svengono. Svengono perché poi diventano fondamentalmente pericolosi, inutili, vanno allontanati. Però ci sono diversi uomini che stanno nelle sale parto e riescono a dare la mano, a semplicemente offrire il proprio sostegno per quanto si può in quel momento. Però poi nasce un'altra cosa. Cioè, fino a quando il bambino è nella pancia della madre, è ovvio che c'è tutto un rapporto tra madre e figlio che è unico, che è specifico. Ma dal momento in cui si diventa una famiglia tutti quanti fuori nel mondo, e allora le responsabilità sono condivise in modi diversi, perché non si tratta di sovrapporre i ruoli, ma di riconoscerli appunto nella loro unicità, allora lì ci devi essere. Molti uomini non ci vogliono essere anche perché hanno paura di scoprirsi. Hanno paura di scoprirsi deboli, fragili, perché l'esperienza della genitorialità, soprattutto all'inizio, è un'esperienza di fragilità, in cui tu non sai dove sbattere la testa, e molto spesso tanti uomini ne fuggono semplicemente per poter dire a se stessi: beh, io il mio lo sto facendo altrove, non lì, perché lì è un campo di battaglia. Mentre invece, per quanto riguarda gli adolescenti, diciamo così, e in generale la possibilità di dialogare con loro, beh, lì è un'altra sfida importante, perché si tratta anche di affrontare discorsi e temi che possono essere complicati, ma in cui tu senti anche
la fierezza di poter accompagnare qualcuno. Ti senti anche nel pieno del tuo poterlo portare nel mondo, che è stato anticamente, storicamente, il ruolo del padre, cioè introdurre nel mondo i figli. Quello si può fare, ma lo possiamo fare da molto prima, in maniera tale che non sia un trauma questo superamento della barriera della famiglia, ma sia una naturale conseguenza che si è già sperimentata e risperimentata. E allora noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata sulla paternità, il congedo parentale con Crescendo con Clementoni. Grazie.